quando possiamo iniziare? Possiamo, benissimo. Beh, sì, senti, c'è un problema forse di luce. No. Così va meglio? Ma non so, ho più la luce alle spalle. Sì, probabilmente è questo, per cui vieni molto scuro. Ho acceso la lampada accanto, ma la luce principale alle spalle non posso farci niente. È un peccato, non ci si vede bene. Comunque, insomma, iniziamo. Si sente bene, però. Innanzitutto lasciatemi salutare tutti coloro che ci seguono, coloro che sono in sala, come a me piace scherzosamente dire, i pochi eroici che continuano ad essere presenti in sala nonostante tutto, e i tanti che ci seguono con modo consueto, da remoto, sia su YouTube che su Facebook, e a tutti va un saluto carissimo. Siamo al secondo appuntamento di questo ciclo Occhi sull'America, un ciclo che è stato pensato, progettato da Marco Gara, che qui anche oggi io ringrazio veramente. Marta, ci abbiamo una consuetudine di frequentazione con la casa, con cui fa immensamente piacere averti trovato come organizzatrice di un ciclo, te lo dico francamente, la cosa mi ha fatto molto molto piacere. I rapporti che si costruiscono progressivamente poi sboccano, come è giusto che sia, in una collaborazione più intensa. Ovviamente un ringraziamento carissimo a Lisek, a Giorgio Bigatti, con cui abbiamo costruito questo incontro, anche questo fa parte di una collaborazione che si sta via via intensificando. Siamo adesso al secondo di quattro appuntamenti e questo tocca un tema particolarissimo, la cultura americana e il PC, ovvero lo sguardo americano sul PC. Un argomento che di per sé diventa ancora più interessante se pensiamo che abbiamo alle spalle un anno di riflessione sulla storia del PC, il centenario, che abbiamo abbondantemente affrontato. Giorgio è stato partner di tutte queste operazioni che abbiamo fatto, si è trattato di decine di appuntamenti. Io ho fatto un elenco, a un certo punto avevamo qualcosa come 20-30 incontri, abbiamo affrontato tutte le sfaccettature possibili e immaginabili, c'era mancato questo. Lo sguardo americano sul piccolo mancava e adesso, come dire, affrontiamo anche questa angolatura particolare e parliamo con l'autrice del libro, Alice Ciulla. Grazie per essere qui, peraltro tu vieni da Roma, perché sei ricercatrice a Roma 3, quindi grazie anche per la tua presenza. Siamo troppo abituati male al fatto di autori che non vengono, ovviamente invece mi sembra giusto ripristinare il fatto che almeno gli autori tornino ad essere presenti in carne e ossa, quindi bene così. E poi abbiamo i nostri due interlocutori, Michele Di Donato, dell'Università di Pisa, e Bruno Settis, della Italian Academy, della Columbia University. Quindi abbiamo tutti gli elementi per entrare nel merito. Io direi che cominciamo con gli scassan, cominciamo. Comincerei con Michele Di Donato. Michele, ci siamo? Michele, possiamo iniziare? Sì, sì. Grazie. Sì. Grazie molte e grazie dell'invito ancora all'ISEC, a Marta Gara. È un piacere discutere di questo libro che ho letto con grande interesse. È un libro che fornisce un contributo utile, direi, almeno a tre diversi campi di studi. Cioè non solo la storiografia sul Partito Comunista Italiano, ma anche quella sulle relazioni transatlantiche e sul rapporto tra politica, cultura ed expertise nella elaborazione della politica estera degli Stati Uniti. Con una battuta si potrebbe dire, riprendendo una delle categorie che sono discusse nel volume, che questo è un testo policentrico, nel senso che vengono seguite nei loro intrecci le traiettorie di attori diversi senza che la narrazione giri attorno a uno solo di essi. E credo che questo sia uno dei pregi fondamentali di questo lavoro. Nel senso che succede a volte che internazionalisti, americanisti si cimentino con la storia del comunismo europeo fornendo dei contributi che sono illuminanti per comprendere il policy making statunitense, ma che a volte finiscono per ricorrere a delle categorie abbastanza rigide quando invece si tratta di analizzare il fenomeno comunista. E succede anche l'inverso, soprattutto, diciamo, vista l'abbondanza della produzione sulle relazioni internazionali del PC negli ultimi 20 anni. Nel senso che
parte di questa produzione tende a studiare le relazioni internazionali del PC proiettando sui soggetti esterni che sono oggetto di analisi categorie, priorità che sono proprie della storia del comunismo italiano. Per cui questi partner internazionali vengono studiati solo nella misura in cui entrano in relazione col PC e insomma si finisce per adottare uno sguardo, diciamo così, periferico che insegna qualcosa certamente sulla storia del comunismo italiano, ma che è di interesse minore per chi si occupa di storia delle relazioni internazionali. Ecco, a me pare che in questo senso il libro di Alice si distingua perché riesce a seguire e intrecciare i suoi diversi piani di indagine con pari attenzione, con pari competenza, che si tratti della profondità dell'analisi o dello scavo bibliografico e archivistico. Per cui è un lavoro dal quale possono ricavare qualcosa tanto quanti si interessano alla storia del PC quanto gli americanisti, gli internazionalisti. Ecco, comincio però proprio dalla storia del PC, che inevitabilmente è un punto di partenza, quindi che cosa ci può insegnare questo libro su un partito così tanto studiato e che cosa ci può dire lo sguardo che il libro offre sugli esperti statunitensi. Ma innanzitutto questo sguardo ci permette di verificare attraverso una prospettiva particolare l'origine e lo sviluppo di un paradigma sul quale poi in Italia si è molto dibattuto, quello della diversità della vera o presunta peculiarità italiana all'interno del movimento comunista internazionale. Vediamo come questa idea comincia a farsi strada negli anni 60 presso gli esperti statunitensi, anche se è solo molto timidamente. E l'impressione che ho ricavato dalla lettura, ma su questo vorrei sentire il parere dell'autrice, è che ha un primo abbozzo di analisi differenziata del caso italiano, si arrivi più a partire da riflessioni sul comunismo internazionale, in particolar modo sull'impatto della rottura tra Unione Sovietica e Cina, muovendo invece da osservazioni sulle conseguenze delle trasformazioni economico-sociali attraversate dall'Italia o dal resto dell'Europa nel corso dei decenni dello sviluppo post-bellico. Per cui mi chiedo, chiedo ad Alice, in quale misura oggi siamo invece portati a riconsiderare il peso relativo di questi contesti, di questi fattori, nel determinare le evoluzioni della linea politica del PC. Rimanendo sul Partito Comunista, un tema collegato, che però è un tema a sé, è quello della politica del PC nei confronti degli Stati Uniti, in particolare negli anni 70 la ricerca di contatti concreti, di opportunità per illustrare le nuove posizioni del partito, lo sforzo profuso per aprire una breccia in quello che sembra ancora essere soprattutto un muro di incomunicabilità. È un tema al quale si è molto accennato nella letteratura sull'eurocomunismo, però qui facciamo un passo avanti importante, nel senso che adesso questa questione viene studiata con un ricorso significativo alla ricerca d'archivio sia in Italia che negli Stati Uniti. Che quadro ne esce? La mia impressione è che ne esca un quadro poco lusinghiero per il PC. Di nuovo è qualcosa su cui vorrei sentire il parere dell'autrice, ma diciamo la mia impressione di lettore è quella di una difficoltà del gruppo dirigente comunista, difficoltà a individuare interlocutori affidabili, più in generale una scarsa capacità di lettura degli sviluppi politici statunitensi. Scarsa capacità di lettura che si accompagna sempre a una dose massiccia di wishful thinking, insomma si immagina un mondo spesso un po' diverso da com'è. E in ultima istanza mi pare ci si scontri con un dato di fatto, il dato di fatto che i comunisti italiani conoscevano poco gli Stati Uniti. Fatto che di certo non li ha aiutati nel momento in cui provavano a spingere per superare i veti alla loro partecipazione al governo.
Viene da dire certo che forse questo era inevitabile, visto che anche solo mettere piede negli Stati Uniti era complicato per i rappresentanti comunisti italiani, è una vicenda quella della concessione di visti che il libro ricostruisce approfonditamente. Questo ci può portare a una considerazione, credo, cioè costruire legami politici e culturali fra due paesi richiede tempo e volontà da ambo le parti. Per esempio abbiamo tanti studi che si occupano dei processi di occidentalizzazione delle socialdemocrazie europee dopo la Seconda Guerra Mondiale. E da questi studi si vede bene che la scelta occidentale delle socialdemocrazie non è un qualcosa che sia arrivato automaticamente e non è neanche qualcosa che sia arrivato come effetto di una imposizione unilaterale da parte degli Stati Uniti, ma è un qualcosa che si è costruito, è l'esito di un processo di conoscenza reciproca, complesso, sostenuto da iniziative promosse da soggetti diversi, viaggi, programmi di scambio, costruzione di associazioni, reti, eccetera. Per cui si può certamente parlare di una mancata apertura del Partito Comunista Italiano agli Stati Uniti, però si tratta, secondo me, solo di un aspetto di una vicenda che è più articolata, più complessa. Utilizzo questo spunto per passare poi a un secondo ordine di considerazioni sui contributi che il volume mi sembra dare allo studio della storia della politica estera degli Stati Uniti e del suo rapporto con il mondo accademico, i think tanks, più in generale le scienze sociali. E da questo punto di vista il libro segue una traiettoria che ha una importanza che va ovviamente al di là del solo caso italiano. Abbiamo prima questa egemonia di un modello totalitario di interpretazione del fenomeno comunista, legato alle prime fasi della guerra fredda, legato a una lettura del movimento comunista internazionale come corpo monolitico. Ovviamente è una lettura che dopo la rottura tra Unione Sovietica e Cina diventa sempre meno proponibile, quindi dagli anni 60 entra un po' in crisi. E però gli anni 60 sono anche il momento in cui forse le scienze sociali hanno l'influenza maggiore nel policy making degli Stati Uniti, con il successo delle teorie della modernizzazione, il loro impatto sull'amministrazione Kennedy e su quelle successive. Sono teorie che si vogliono particolarmente adatte ad accompagnare la politica estera degli Stati Uniti nel mondo della decolonizzazione, della competizione per lo sviluppo, e che mettono al centro il problema della transizione delle società dall'arretratezza verso la modernità industriale. In questo senso si propongono non solo come strumenti analitici, ma anche come strumenti operativi per la politica estera. E in quest'ottica si sviluppa una lettura particolare del comunismo, insomma, in due parole, comunismo come malattia della transizione, opzione disperata o scellerata adottata da soggetti che in condizioni di arretratezza, di emarginazione vogliono bruciare le tappe oppure vogliono protestare per la loro esclusione dai processi di modernizzazione. Per cui gli Stati Uniti dovrebbero invece fornire una guida per intraprendere il giusto percorso verso la modernità. Non sto qui a discutere dei limiti di questo impianto analitico, che insomma sono stati molto discussi. Quello che mi pare interessante è vedere come queste categorie siano state applicate anche all'analisi del fenomeno comunista in Italia, no? Collegando la presenza di questo fenomeno con la persistenza di sacche di arretratezza anche in un contesto di sviluppo economico. E da qui una prescrizione tipica del liberalismo progressista dei primi anni della guerra fredda, quindi per risolvere la questione comunista, risolvere le situazioni di sofferenza sociale che sarebbero alla base del successo dei movimenti comunisti. L'aspetto paradossale, l'aspetto forse più interessante è che il percorso del PC smentisce queste chiavi di lettura.
nel senso che le percentuali elettorali del PC crescono fino alla fine degli anni 70, anche in un contesto di crescita economica. Il partito ha alcune delle sue roccaforti in aree che sono economicamente prospere. Emilia Romagna è il primo esempio che viene in mente. E tutti questi sono dati che possiamo sì utilizzare per riflettere sulla storia del comunismo italiano, ma li possiamo anche utilizzare per riflettere su diciamo, i limiti di una tradizione culturale che pure è stata così influente nel suo rapporto con il policy making degli Stati Uniti. Se c'è tempo farei un'ultima osservazione sul contesto degli anni 70, che è un po' il cuore della ricerca, nel senso che l'ascesa elettorale del PC avviene in un quadro di grandi trasformazioni politiche, economiche, internazionali, che sono ben descritte nel libro. Trasformazioni che investono in modo decisivo anche il ruolo internazionale degli Stati Uniti, una superpotenza che è trasformata nel corso degli anni 70. E per gestire questa trasformazione, dal libro emerge bene, ci sono due modelli forti che vengono fuori. Uno è quello del realismo kissingeriano, realismo poi spurio, ma insomma su questo si è scritto molto. E su questo di nuovo vorrei fare una domanda ad Alice. Diciamo, ora non è che si senta il bisogno di ulteriori studi su la figura di Henry Kissinger, diciamo, figura della quale si è detto molto e forse troppo. Però dalla lettura del libro qualche curiosità rimane sulla genesi e sulle influenze intellettuali della sua lettura del fenomeno comunista occidentale, perché Kissinger ovviamente è trattato nel libro come un policy maker, che è in questa fase, ma ovviamente si tratta anche di un intellettuale e di un policy maker che si considera un intellettuale, che ha un percorso simile a quello di diversi degli esperti che sono presi in esame nel libro. Ultimissima osservazione sull'altro modello forte che emerge e che è discusso nel libro, quello trilateralista che associamo a Brzezinski, insomma l'altra forse figura chiave del volume dal lato statunitense. Modello trilateralista prova a tenere conto della novità fondamentale che è emersa negli anni 70, quella che viene tematizzata come una nuova interdipendenza globale. Modello forse che soffre più di altri l'impatto con le realtà concrete poi del policy making, nel passaggio dall'elaborazione intellettuale alla gestione quotidiana della politica estera. E nel caso del PC si assiste sempre a un ripiegamento sulle categorie della guerra fredda, se non sempre, spesso. Lo possiamo caratterizzare in diversi modi: è un ripiegamento prudente, è schematico, è intellettualmente pigro, è inevitabile, diciamo il dibattito è aperto. Ma al di là di questo, chiuderei con un'ultima domanda, cioè... esaminare l'ascesa del PC, la sua proposta di partecipazione al governo in una chiave che sia centrata sulla interdipendenza, anziché sulla guerra fredda, avrebbe effettivamente reso più facile il superamento dei veti, oppure no? Nel senso che l'esperienza degli ultimi anni di interdipendenza istituzionalizzata, ad esempio nel quadro che c'è più vicino, quello dell'Unione Europea, sembra indicare una difficoltà continua a integrare proposte di governo caratterizzate da linee di politica economica devianti rispetto a quelle egemoniche, e questo proprio in virtù, diciamo, di considerazioni relative al peso delle interdipendenze regionali e globali. Grazie. Grazie a te, Michele Di Donato. Adesso sentiamo Bruno Settis. Ecco, buonasera a tutti, grazie mille dell'invito e di questa della possibilità di discutere questo libro che avevo appena cominciato a conoscere quando sono stato, ho ricevuto questo invito da Marta, che ringrazio in particolare, e mi fa molto piacere commentare il libro di Alice. Spero di non ripetere troppo
le cose che sono state già dette da Michele, con cui mi trovo d'accordo su molti punti. E direi questo, prendendo un po' la rincorsa con uno sguardo generale sul libro. Esso, diciamo, attraversa un arco cronologico che va, questo è importante da mettere a fuoco, va dall'indomani di una stagione di confuso dinamismo determinato dall'amministrazione Kennedy, che aveva generato una serie di aperture anche nel sistema politico italiano, e ovviamente anche all'indomani della morte di Togliatti, e arriva fino alla fine degli anni 70, ovvero al momento in cui una fase di apertura verso il PC si rivela più apparente che reale, sostanzialmente, così che, scrive Alice, la questione comunista si risolse di fatto nel 1978 con un memorandum dell'amministrazione Carter, dopodiché Craxi si afferma come interlocutore privilegiato degli Stati Uniti nella sinistra italiana, e a studiare il PC, scrive, rimase soltanto la CIA. Un irrigidimento ovviamente poi confermato da Reagan, su cui il volume si ferma. Si tratta insomma di vicende italo-americane, transatlantiche, ma in una cornice di storia internazionale, quella della parabola della distensione, e in un certo senso globale, indirettamente globale, nella misura in cui il punto di partenza sono gli studi statunitensi, che prima ammettono, poi classificano, infine, ma ci arrivano un po' a fatica, infine indagano nel dettaglio le specificità, la diversità comunista rispetto al movimento comunista internazionale, alla matrice bolscevica, ad altre esperienze rivoluzionarie, e ovviamente con una centralità in questo dello schema totalitario, dello schema del totalitarismo. Non è un progresso univoco, i temi e le rigidità via via ritornano, però quello che si descrive è una graduale espansione, perlomeno delle opzioni interpretative a disposizione. Il libro ci guida così attraverso una galleria di personaggi, di studiosi, dei quali di pochi si può dire che si conquistino la simpatia del lettore, forse anche dell'autrice, che prende giustamente le distanze dalle rigidità delle loro interpretazioni. Vale la pena rilevare che alcuni di essi sono nomi importanti, influenti nella storia della politologia, nella storia delle scienze sociali. In qualche caso appaiono nomi di rilievo nella storia della storiografia, qualcosa che interessa e incuriosisce particolarmente chi da storico, da storica, si approccia a questi temi, credo. Alcuni di essi sono anche nomi importanti direttamente come policy makers o importanti in politica. È ovviamente, come è già stato ricordato, il caso di Brzezinski e in un altro modo, in tutt'altra posizione in questa vicenda, di Kissinger, il primo scomparso pochi anni fa, il secondo si avvia al centenario l'anno prossimo. In questo senso aggiungerei che il volume presenta anche un suo interesse per la storia della disciplina, delle discipline coinvolte, della scienza politica e delle scienze sociali, di come si formano e di come si esercitano, nel senso di su che materiali, in che contesti e attraverso quali circolazioni, le categorie della scienza politica e soprattutto le classificazioni, ecco, la rigidità, torno spesso su questo tema, con cui si cercano di descrivere e classificare sistemi ed esperienze politiche. Appunto, la ricerca di flessibilità e di interpretazioni nuove è uno dei motori di alcune delle esperienze descritte in questo libro. Soprattutto si parla di politologi e studiosi statunitensi, ma vediamo entrare in gioco anche alcuni nomi molto influenti nella storia della scienza politica italiana. Sartori è uno di questi che appare, ma in un'altra posizione, su cui tornerò magari alla fine, Giorgio Galli, quindi nomi classici per la storia delle discipline coinvolte. Queste classificazioni, queste categorie, sono in molti casi troppo rigidi per essere usate oggi dalla storiografia, hanno mostrato questa rigidità. In questo senso il dibattito, la continuità di dibattito tra storici e politologi che vediamo in alcuni momenti del libro, oggi
tendenzialmente non c'è, o almeno è molto diminuita, perché c'è un maggiore bisogno di elasticità e flessibilità nell'interpretazione. E quindi, insomma, sono state delle categorie un po' troppo rigide per essere usate oggi come strumenti analitici. Il che non significa che non siano, anzi, sono decisamente un oggetto di storia interessante. Vale la pena, in questa presa di distanze dall'utilità delle categorie, forse rilevare la parziale eccezione rappresentata da Blackmer e Taro, sostanzialmente, cioè dal fatto che qui possiamo trovare una delle origini della moderna scienza sociale dei movimenti sociali. Dove l'influenza è diretta, e negli studi in particolare di Taro, ma anche di Blackmer, che personalmente avevo molto meno presente, vediamo una delle origini di quella che era l'attuale tradizione classica, diciamo, dei movimenti sociali. A questo riguardo, appunto, di sguardo sulla diversità da una parte, ma anche di rigidità e creazione di schemi, vale la pena fare un focus sulla questione sindacale, che emerge via via nel libro, ma che può essere tematizzata a sé stante, ovvero di come il movimento sindacale italiano ponesse dei problemi allo sguardo degli scienziati politici statunitensi, essenzialmente perché troppo diverso dal modello ideale che avevano del sindacalismo statunitense. In quanto, la faccio breve perché se no, in grosso modo sappiamo di cosa si sta parlando, in quanto si tratta di un sindacalismo ai loro occhi politicizzato, il sindacalismo della CGIL, dipendente dai partiti e via dicendo, e di conseguenza un sindacalismo illegittimo, che non fa i veri interessi del movimento operaio. Questo mi sembra la nota iniziale da cui via via le interpretazioni sono costrette ad espandersi per dare ragione del radicamento effettivo della CGIL e di questo modello di movimento operaio nell'Italia. E questo tema, il tema sindacale, è uno di quelli su cui si vede più chiaramente il bisogno, ma anche la difficoltà, a distaccarsi dalle teorie con cui era stata interpretata la società italiana negli anni del piano Marshall. Okay. Quando appunto la politicità della CGIL era stato uno dei motivi che avevano spinto molti statunitensi, sia nel sindacato che nell'amministrazione, a spingere per la scissione e via dicendo. Una storia che sappiamo, ma ecco, la questione sindacale è presente in molti degli autori, alcuni di essi sono specialisti di questione sindacale, come ovviamente la Palombara, ma torna anche in altri degli autori passati in rassegna dall'autrice, e credo che abbia un suo ruolo centrale, anche se vista anzi a maggior ragione se vista in un periodo più lungo di quello del volume, perché può marcare la differenza rispetto agli anni 50. È stato già detto che si tratta qui di una storia essenzialmente dello sguardo della cultura americana, degli scienziati politici statunitensi sul Partito Comunista, ma anche, come ha rivelato Michele, che qualcosa sul PC questo libro ce lo dice, in primo luogo rispetto alle sue difficoltà di lettura, difficoltà per così dire organiche, di lettura della situazione e degli Stati Uniti, sia di quello degli aspetti più superficiali, sia dei segnali che gli venivano mandati più o meno direttamente. A questo riguardo si può sottolineare che compare un paio di volte nel libro una figura a cui si dovrebbe dedicare più attenzione, non solo il libro, ma dico in generale, perché anche qui è stata una storia più lunga, nei rapporti Stati Uniti-Italia, ovvero Corsini, un giornalista legato al PC, credo non ufficialmente iscritto, ma che vive a lungo negli Stati Uniti ed è una delle poche firme di fatto comuniste che può scrivere dagli Stati Uniti negli anni 50 e soprattutto 60. Appunto, un grande osservatore del dinamismo kennediano e che cerca di trovare una comunicazione, un punto di contatto tra questo e i movimenti che faceva in quel periodo il PC, ma appunto parlo degli ultimi anni di Togliatti, quindi del periodo precedente. Però è una figura che in gran parte trascurata dalla storiografia, che invece qui appare e vale la pena
e vale la pena sottolinearla. Più in generale, si tratta, osserviamo qui due soggetti, ciascuno dei quali molto composito ovviamente, due soggetti che si annusano, cercano di comprendersi e di comprendere cosa fare, come rapportarsi l'uno all'altro. Mi chiedo e chiedo ad Alice se è possibile dire qualcosa di più su come questi rapporti cambino il PC, cioè oltre a stimolare a stimolare esercizi di lettura della situazione politica statunitense e internazionale, che si rivelano poi molto limitati, come è stato detto, vi sono aspetti che riguardano il PC stesso che potrebbero essere messi in rilievo, e su questo una mia curiosità che va oltre il tema specifico del libro, ma che spero possa collegarci. Cioè, rapporti tra esponenti comunisti e esponenti della scienza politica statunitense e poi prima dell'accademia, poi anche dell'amministrazione, sono inizialmente episodici, ma via via contribuiscono a mi chiedo, insomma, se via via contribuiscano a plasmare la concezione presso i comunisti stessi di ciò che il partito dovrebbe fare per rendersi più accettabile a livello internazionale, riprendendo quindi l'ultima delle questioni presentate da Michele. Il nodo viene tematizzato in modo molto specifico solo in alcuni passaggi, ma è una cosa che forse si potrebbe evidenziare un po' di più. Ci sono da parte del PC a questo rapporto con gli americani, ci sono rapporti perlomeno tattici, ma forse anche strategici, per così dire, con occasioni come quando Franco Ferri mette a disposizione la sede del Gramsci nel 70 per un convegno accademico, in questo senso, con il protagonismo di Tarro, eccetera, e poi molti rapporti. Rapporti degli statunitensi con esponenti del PC che vanno lungo tutto, diciamo, l'arco politico, tutto lo spettro politico interno al Partito Comunista. Abbiamo interlocuzioni sia con la cosiddetta destra riformista, Napolitano ovviamente, ma si parla anche del viaggio di Eugenio Peggio negli Stati Uniti, fino alla sinistra, Bruno Trentini in particolare, qui torna l'importanza a questioni sindacali, passando per un ingraiano diventato vicinissimo a Berlinguer come Barca, e ovviamente per il principale responsabile dei rapporti internazionali e protagonista di una delle più importanti vicende del visto come Segre, che poi ha una riunione con la trilaterale. Quindi ecco, mi sembra che i rapporti tra gli studiosi statunitensi e gli esponenti comunisti non combacino, per così dire, a livello politico. Non sono solo gli studiosi più di sinistra che parlano con la sinistra del PC e viceversa. È una cosa un po' più articolata, almeno questa è stata la mia impressione. Ma tornando a quella mia domanda principale, con cui mi avvio alla conclusione, la domanda è di quanto questo abbia contribuito alle scelte del PC, non solo verso gli Stati Uniti, ma anche al suo interno e rispetto alla società e alla politica italiana. Lo si dice alla fine del volume, rispetto a Napolitano, che questi rapporti venivano usati anche per le discussioni interne al Partito Comunista. Più ampiamente mi viene da chiedermi, appunto da chiedere ad Alice, se qui in questi rapporti abbiamo uno dei canali per cui il Partito Comunista si avvia a una cosa che sarà più compiuta dopo l'arco cronologico del libro, sottolineo, ovvero ad abbracciare una teoria della democrazia di stampo liberale, detto in senso ampio, non in senso stretto liberista, ma in senso ampio, una teoria della democrazia e del pluralismo, e a fare di essa una delle possibili vie di avvicinamento all'area di governo negli anni post-Berlinguer. Parlo della ricezione di idee come quella della democrazia dell'alternanza, presa da esperienze non
da esperienze politiche non italiane, ERTA a modello e in parte anche a strategia, strategia che in questo senso si rivelerà non percorribile nel breve periodo dell'inizio degli anni 90 e alla lunga anche fallimentare, possiamo ormai dire. Ecco, questa è una domanda, ripeto, che va al di là dei confini cronologici del volume, ma mi chiedo se se ne possa parlare brevemente. L'ultimo punto da affrontare, da menzionare rapidamente, è come su questo dimenticavo di sottolineare anche l'interessante ricorrenza della questione dei tecnici, cioè anche nel dialogo con esponenti statunitensi, non solo tra PC ma anche tra esponenti di altri partiti e gli interlocutori statunitensi, emerge ogni tanto l'idea di usare tecnici di area per ingressi, per un ingresso più felpato da parte del PC in area di governo, e si fa in particolare il nome di Spaventa. Quindi cose che hanno un loro rilievo già negli anni 70, lo saranno ancora di più nel periodo finale, terminale dell'arco cronologico del libro, quando Berlinguer apre alle proposte di Visentini di un governo degli onesti e dei tecnici in seguito alla grande crisi della Repubblica, ma anche all'inizio degli anni Ottanta, ma avranno poi una storia ancora più importante successivamente, quando appunto la figura del tecnico d'area diventa quella per cui il PDS entra, seppur per un solo giorno, al governo per la prima volta nella storia italiana. Appunto, si parla di anni molto successivi, ma qui se ne vedono in parte, se ne vedono delle primissime radici. Ho menzionato Visentini e da questo arrivo all'ultimissima questione su cui chiudo, ovvero che attorno al dibattito centrale del libro vediamo però muoversi altri attori che hanno un loro interesse alla destra e alla sinistra del PC. Alla destra il Partito Repubblicano, che emerge come un'importante mediazione anche culturale, quando si parla di studiosi intellettuali vicini al PRI come Arrigo Levi, ma soprattutto direttamente politica, mediazioni per l'ingresso, per appunto un cambiamento di ruolo del PC nel sistema politico italiano, aperture di cui si fa prudente mediatore Ugo La Malfa e via dicendo. Dall'altro lato a sinistra, cioè critici dalla sinistra della strategia del PC, che trovano piena cittadinanza nel dibattito statunitense e vengono erti a esperti e trovano cosa che diventa una parte importante della loro produzione e del loro percorso intellettuale. Il riferimento va in primo luogo, come accennavo prima, a Giorgio Levi. Quindi, oltre ai due soggetti, al soggetto Partito Comunista, vediamo un mondo più ampio di interlocutori di cui mi sembra interessante rilevare più, perché spesso ignorati dalla storiografia in questa chiave, questi due esempi. Un ruolo specifico del Partito Repubblicano, come in questi tentativi di mediazione, dal tentativo La Malfa in poi, e anche il percorso con tutte le sue specificità che qui emergono, e questo libro emergono abbastanza, di intellettuali che si ponevano alla sinistra del PC ma che diventano esperti di questione comunista nel dibattito statunitense, come appunto Galli. Queste che ho presentato sono alcune note di lettura che in parte vanno dichiaratamente anche al di là del contenuto del libro, ma su cui sarei molto curioso di sentire l'opinione di Alice Ciulla, o eventualmente di essere frenato nelle curiosità, perché può darsi che non vi siano ancora le carte e i materiali, le basi per poterne discutere storiograficamente. E grazie ancora. No, grazie a te, Settis. Adesso la parola all'autrice, Alice Ciulla, che peraltro è stata chiamata in causa con ripetute domande da parte dei tuoi interlocutori. A te la parola. Allora, intanto grazie, buon pomeriggio, grazie
spero che si senta bene, dell'organizzazione di questa presentazione, ovviamente alla Fondazione ISEC, alla Casa della Cultura che ci ospita, al direttore della Fondazione, Giorgio Bigatti, a Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura, che ha accettato anche di moderare l'incontro di oggi, quindi veramente grazie. Ci tengo anche io a ringraziare molto Marta Gara, che ha curato questa rassegna e ha scelto, insomma, ha deciso di invitarmi e di includere il mio volume all'interno della rassegna. Grazie naturalmente anche a Michele Di Donato e a Bruno Settis, che hanno accettato di discutere il volume e mi hanno offerto moltissimi spunti di riflessione, oltre che domande. Cercherò di fare tesoro degli spunti di riflessione e magari proverò alla fine a rispondere a qualcuna delle domande che mi hanno posto. Brevemente vorrei raccontare come è nato questo volume, che è il frutto della mia tesi di dottorato, discussa nel 2019, quindi alcuni anni fa, non tantissimi, sulla quale ho continuato a lavorare grazie alla borsa di studio Antonio Gramsci della Fondazione Gramsci di Roma, che poi ha deciso di includere il volume all'interno della collana di studi storici dell'editore Carocci. Quindi è appunto un lavoro di alcuni anni, non tantissimi, è il mio primo volume e nasce da un'idea che è scaturita da uno studio dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia, rapporti politici, diplomatici, anche culturali, che erano stati oggetto addirittura della mia tesi di laurea, ovviamente nel corso della Guerra Fredda, quando, come è noto, la questione comunista è stato uno dei principali nodi intorno al quale il rapporto tra Stati Uniti e Italia si è plasmato, anche naturalmente grazie al ruolo svolto dai partiti in Italia, i partiti di governo, in particolare dalla Democrazia Cristiana, che della presenza comunista fece una leva chiaramente per orientare il rapporto con l'alleato nordamericano e con il quale naturalmente ci fu una convergenza di interessi, salvo naturalmente momenti di scontro quando l'ingerenza veniva considerata eccessiva e insofferenza da parte statunitense naturalmente contraria, diciamo. Su questo esiste naturalmente una letteratura ampia sulla quale mi sono appoggiata per la scrittura del volume, che è ancora in aggiornamento per quanto riguarda in particolare i lavori di sintesi. Penso al recentissimo volume di Guido Formigoni sulla storia d'Italia nella Guerra Fredda, che senz'altro ha aggiunto un tassello molto importante alla storiografia dell'Italia in chiave transnazionale. Naturalmente in numerosi lavori, cito solo alcuni e alcune storiche, naturalmente non posso citarle tutti, ma Silvio Pons, l'ultimo lavoro anche più recente sui comunisti italiani e gli altri, Federico Romero, Mario Del Pero, Leopoldo Nuti, Umberto Gentiloni Silveri, Lucrezia Cominelli, Valentino Lomellini, ne cito alcuni, ripeto, per citare un po' di assenti, ma naturalmente ce ne sono molti altri. È una letteratura ampia che apre ovviamente moltissime strade, tra cui quella da cui, insomma, è partito il mio volume, che segue in realtà un percorso, diciamo, contrario rispetto a quanto il titolo suggerirebbe, nel senso che in realtà la cultura americana e il PC, beh, io sono partita in realtà dagli archivi del Partito Comunista, e da lì diciamo, questa ricerca ha orientato poi la mia ricerca negli Stati Uniti. Invece è appunto negli archivi del Partito Comunista che si trovano tracce dei rapporti tra i dirigenti, da Barca a Napolitano naturalmente, a Segre, che ne parlano ovviamente anche nelle loro memorie naturalmente in un modo diverso. Si trova traccia appunto di questo rapporto con un generale generico e non meglio identificato in molti casi, e questo, diciamo, si ricollega forse a quello che dicevano che diceva Michele Di Donato inizialmente, di esperti statunitensi, e si tratta per lo più di politologi che studiano l'Italia, studiano la questione comunista, non soltanto in realtà, studiano i partiti italiani in generale. Joseph Lapalombara studia anche molto la Democrazia Cristiana e ovviamente anche molto i sindacati, come giustamente rilevava Bruno Settis prima, oppure studiano la dimensione internazionale della politica del PC. Il passaggio appunto è che non è più solo da lontano, diciamo così, quindi mediato da altri studiosi, in particolare studiosi italiani che portano delle letture, quindi nel mondo accademico statunitense, nel mondo intellettuale statunitense, in qualche modo appunto facendo da filtro, ma è anche uno studio da vicino, no? Quindi si instaurano dei rapporti con i dirigenti
del partito, ovviamente tra le molte difficoltà già citate che la politica diciamo, e le leggi imponevano loro, cioè appunto la legge ancora legata a un anticomunismo da prima guerra fredda, che negli Stati Uniti impedisce ai dirigenti comunisti di andare nel paese in quanto tali, tra virgolette, cioè nel senso se non in rappresentanza di un'istituzione. Questo cambia soltanto alla metà degli anni 70, in realtà cambia soltanto con la conferenza di Helsinki. Perché appunto questa storia si svolge all'interno di un quadro più generale della Guerra Fredda e delle sue tappe. Quindi è una fase, quella appunto degli anni 60 e 70, che corrisponde anche a un momento di rilassamento delle tensioni internazionali tra le superpotenze, ma non soltanto, è una fase anche di distensione intraeuropea in cui che il PC diciamo, tenta di inserirsi, quindi cercando di acquisire una maggiore autonomia, la ricerca di una terza via che coinvolga anche altri partiti europei. Naturalmente mi riferisco all'esperienza eurocomunista insieme al Partito Comunista Spagnolo e Francese che appare nel libro, anche se chiaramente il caso italiano è quello che poi ho scelto di prendere in considerazione. Mi interessava quindi analizzare il perché dell'avvicinamento di questi politologi statunitensi, alcuni dei quali esprimono posizioni di apertura o quantomeno di non chiusura, diciamo così, ai comunisti, che è una posizione curiosa se si pensa che al governo c'erano appunto le amministrazioni alla fine degli anni 60 fino alla metà degli anni 70, Nixon-Ford. Quindi sicuramente diciamo una posizione che si discosta dalla politica che in quel momento è in vigore. E diciamo un discorso a parte invece l'ho fatto e va fatto per l'amministrazione Carter, su cui torno successivamente, che infatti è l'oggetto dell'ultimo capitolo del volume. Ora, la prima domanda a cui rispondere all'inizio della mia ricerca è stata molto banalmente quella di capire chi fossero queste persone, quindi quale fosse la loro formazione, se si potesse parlare di un gruppo coeso o meno. E già da una brevissima ricognizione biografica sono emersi dei dati che a mio avviso sono interessanti, cioè non appaiono appunto come un gruppo, al contrario sono diversi soggetti che appartengono a diversi contesti, hanno diverse formazioni, spesso sono anche parte di una diversa generazione. Ci sono gruppi di ricerca accademici, come nel caso di Joseph La Palombara, Peter Lang, che tra l'altro sono anche uniti diciamo da un rapporto maestro-allievo, qualcosa che riguarda anche se in modo tangenziale anche Donald Blackmer, naturalmente Sidney Tarrow è stato citato prima, fa parte di una generazione un po' più giovane e sicuramente diciamo, ha delle sue specificità sia nel pensiero diciamo, dal punto di vista delle scienze sociali che diciamo, di sue simpatie diciamo così, ecco. E poi esperti di think tank, quindi oltre agli accademici, oltre ai professori, think tank, cioè diciamo, serbatoi di idee, letteralmente tradotto, luoghi di discussione che negli Stati Uniti sono moltissimi, sono molto attivi e tentano di orientare il dibattito pubblico e nonché di influenzare la politica, diciamo così. Nel libro compare molto il Council on Foreign Relations, e diciamo in una certa misura, anche se è un soggetto a sé stante, particolare e anche molto interessante, è la Commissione Trilaterale. Si tratta quindi di persone con diverse impostazioni, sia disciplinari che intellettuali, diverse storie personali, come è naturale che sia, alcune di queste forse anche da indagare un po' di più, tornando un po' indietro del tempo. Donald Blackmer, ad esempio, inizia insomma, studiando il PC di fatto come con l'esercito, diciamo, un discorso studiando l'Italia, scusate, attraverso appunto durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, appunto, le tracce degli archivi del PC mi hanno condotto nella ricerca negli Stati Uniti alla ricerca di fonti primarie, appunto, che potessero fornire qualche risposta a queste domande. Sono archivi personali, archivi di think tank, dei centri di ricerca universitari dislocati in vari luoghi degli Stati Uniti, quindi tra Washington, New York, Princeton, Boston. Non è stata una ricerca facile e penso che proprio per la natura delle fonti consultate si tratti per forza di una ricerca lacunosa, perché almeno in una parte
di questa ricerca, quindi appunto quella che riguarda di fatto gli archivi personali, ci si affida per forza alla buona volontà dei singoli di versare o meno le carte all'interno di archivi universitari, molto spesso questo succede, e di metterle poi a disposizione. Quindi chiaramente c'è una selezione, c'è una scelta alla quale la ricerca, naturalmente, con la quale la ricerca ha dovuto fare i conti. Ciò nonostante, il quadro che restituiscono queste fonti mi sembra interessante. Mi sembra che risulti, diciamo, dallo studio di queste fonti una lettura più complicata, sia rispetto a quella che prevede, diciamo, che gli Stati Uniti, geneticamente intesi, abbiano sempre ciecamente guardato con ostilità al Partito Comunista Italiano, sia dall'altra parte all'idea che invece il PC nel corso degli anni 70 abbia tentato, anche tramite questi incontri con esponenti della cultura e del mondo della politica estera statunitensi, di accreditarsi come forza della sinistra democratica definitivamente lontana da Mosca, pronta a fare, diciamo, un deciso salto di campo nel mondo occidentale all'interno di una strategia più ampia di avvicinamento appunto a questi mondi. E questo perché, diciamo, forse si avvicina a quello che diceva Michele all'inizio, ci sono, diciamo, i soggetti con cui sono venuta a contatto in questa ricerca sono tanti, non ci sono soltanto i due soggetti, quindi, diciamo, Stati Uniti o intellettuali statunitensi e Partito Comunista, ce ne sono altri, c'è molto l'Istituto Affari Internazionali, che è un think tank italiano, Enrico Levi, ma Cesare Merlini, insomma, hanno un ruolo molto attivo in questo dialogo. E soprattutto entrambe le letture che ho citato prima mi sembra che semplifichino un po' troppo, che non rendano invece giustizia alla pluralità di voci che facevano parte anche all'interno dei singoli contesti di questa discussione, e se vogliamo non rendono giustizia neanche alle aporie che ne emergono, perché di fatto non viene imposto nessun cambio di passo decisivo né alla politica italiana, né ai rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia, né alla politica del PC in questi anni. Per misurare questo, diciamo, questo impatto più strettamente politico, vengo all'ultimo capitolo del libro, che tratta appunto dell'amministrazione Carter, quindi che è al potere dal 76 all'81, è un capitolo un po' a parte all'interno del volume, nel quale per il resto invece si segue un'impostazione diversa, nel quale le amministrazioni restano sullo sfondo, mentre l'evoluzione del dibattito culturale e intellettuale sulla questione comunista è quello che emerge con più chiarezza. La scelta è dovuta al fatto che, come scrivo nel libro, diversi dei politologi che studiavano il PC già dagli anni precedenti in qualche modo hanno un rapporto con l'amministrazione Carter, specie per quanto riguarda quelli affiliati alla commissione trilaterale. Ma è dovuto anche al fatto che per il PC l'elezione di Carter sembra rappresentare uno squarcio nelle rigidità dell'anticomunismo delle amministrazioni precedenti, e infatti notoriamente l'Unità commenta favorevolmente l'elezione di Carter con il titolo "È prevalsa negli USA la volontà di cambiamento". Una lettura che si rivelerà illusoria, perché per l'appunto, come si accennava prima, insomma, di fatto la pluralità di voci che formulano la politica statunitense poi in realtà si risolve nel gennaio del 1978 con un memorandum in cui si dice chiaramente che gli Stati Uniti sono contrari a qualsiasi forma di partecipazione del PC al governo del paese, alla quale seguono ovviamente gli eventi italiani del 1978, quindi la morte di Aldo Moro e una progressiva perdita di consensi del PC dal 79 in avanti. L'archivio quindi di Carter, della biblioteca presidenziale di Carter, in realtà ha tradito un po' anche me nell'andarci con queste idee qui, nel senso che poi con il senno del poi, ecco, così rileggendo e ripensando anche a questo ultimo capitolo, non avrebbe dovuto essere l'ultimo, io penso, e infatti vengo poi alle domande. Chiaramente finisco dicendo che con Reagan non ci possono essere illusioni da parte del PC, rimangono dei canali di dialogo con gli esponenti del mondo culturale,
ma diciamo in maniera molto, molto diversa, in forma ridottissima, come si diceva anche prima. E però appunto manca un po', e penso che questo risponda anche in parte alle domande che venivano fatte, in particolare da Bruno Settis, manca forse un po' un ultimo capitolo, un capitolo invece dedicato a cosa succede nel corso degli anni Ottanta, di tutti gli anni Ottanta, non tanto dal punto di vista politico, ma continuando a seguire quindi quella impostazione lì, quella delle reti, degli esperti, dei think tank, che in quegli anni si consuma uno scontro, incontro tra le sinistre in Europa. Sarebbe stato giusto e sarebbe da fare, diciamo così, una ricerca che invece si focalizzi su questo, e per capire a quel punto davvero quanto effettivamente questo dibattito abbia in qualche modo, cioè questi contatti con il mondo intellettuale statunitense, degli esperti statunitensi, abbia influenzato o meno la politica del Partito Comunista, perché chiaramente interrompendo la narrazione nel 1981 ci si può piuttosto serenamente dire che non c'è stato nessun tipo di influenza, o quantomeno che l'influenza è lì, è in nuce, ma che ancora non si è concretizzata in nulla, nel senso che chiaramente appunto è una delle numerose, diciamo, il libro, diciamo, in questo senso conferma le letture più recenti insomma, rispetto alla politica del PC. C'è ancora, diciamo, dagli anni 70 una difficoltà di superare appunto quegli equilibri che la Guerra Fredda aveva creato, sia da parte del PC che in realtà anche da parte degli intellettuali che qui tratto, in questo volume tratto, che sono esperti, politologi. Io li definisco intellettuali in senso lato, ma chiaramente, come dicevo prima, ognuno ha le sue specificità. Vengo molto velocemente ai commenti, ringraziando di nuovo Michele e Bruno per essere intervenuti e aver fatto queste osservazioni. Allora, rispetto alle trasformazioni italiane, cioè quanto i politologi che ho citato in questo lavoro effettivamente si facciano meno, diciamo, influenzare nelle loro letture dalle trasformazioni italiane, quanto invece da una lettura più generale del movimento comunista internazionale, di quello che succede all'interno del movimento comunista internazionale. Io credo che sia assolutamente, diciamo, più la lettura del movimento comunista internazionale che guida le loro analisi, e penso che sia proprio per un'impostazione disciplinare, per un'impostazione metodologica. Si tratta di politologi che quindi spesso applicano, diciamo così, hanno una visione più concentrata forse sugli schemi, sul pensiero, piuttosto che sulla storia, sull'evoluzione storica dell'Italia. Il quadro poco lusinghiero del PC, cioè di quanto poco in realtà conoscessero o capissero gli Stati Uniti, sicuramente, però c'è un'eccezione che vale la pena sottolineare, che è quella di Santoro, che per quanto sia tangenziale, diciamo, anche se anche in questa storia, mi sembra lucidissimo nelle sue analisi della politica americana, chiaramente per mestiere, diciamo così, ma capisce molto bene quali sono i limiti, quali sono le possibilità che questo dialogo apre. In realtà per lui sono più che altro, appunto, non ci sono grandi possibilità, però mi sembra un'eccezione che vale la pena sottolineare, perché per il resto assolutamente sì, c'è un grande, diciamo, mancanza di conoscenza dei reciproci mondi, probabilmente anche chiaramente per la difficoltà di poterli raccontare, diciamo così. Su Kissinger assolutamente varrebbe la pena studiare un po' di più il pensiero di Kissinger rispetto a questa questione qui. Non l'ho fatto perché la scelta è stata quella appunto di focalizzarsi di più su una certa corrente diciamo, del pensiero politologico e dei rapporti che questo ha con la politica americana, ovviamente in un paese in cui i rapporti tra esperti e mondo politico sono molto, molto vivaci, diciamo così, e quindi la scelta è stata quella di focalizzarsi su quell'altra corrente,
ed è per questo che, come dicevo prima, appunto il libro finisce con l'amministrazione Carter, di cui Brzezinski è parte molto importante. Non l'ho fatto, e sarebbe però invece effettivamente interessante farlo, nonostante, come giustamente dicevi, diciamo, la quantità di studi, l'interesse per la figura di Kissinger è molto, diciamo, è una quantità elevatissima, però effettivamente potrebbe essere un qualcosa, diciamo, da aggiungere per aggiungere ancora un po' di rivalità tra Kissinger e Brzezinski, come se non ce ne fosse abbastanza. Sull'interdipendenza sono d'accordo, diciamo, penso che anche lì ci sia un po' una valutazione di quello che succede negli anni 70, come diciamo un tentativo di mantenere gli equilibri il più possibile, cioè in questo senso l'interdipendenza per gli Stati Uniti, cioè il ruolo del PC nell'Italia per alcuni, specie per la commissione trilaterale, ha un senso perché in questo modo si garantisce un maggiore controllo, diciamo così, della situazione. Ecco, il PC per alcuni, per molti, è un partito di sistema, e quindi, e lo dimostra il fatto che ci sono partiti al di là del PC, diciamo così, i movimenti soprattutto anche al di là del PC, e quindi proprio per questo, in virtù di questo, includerlo nel sistema, diciamo così, cercando però ovviamente di modificare la sua politica. Questo sì, ma diciamo sarebbe interessante avere la prova controfattuale, purtroppo diciamo non si può avere, per cui è chiaro, questo è un discorso che probabilmente è anch'esso frutto di una certa lettura ideologica da parte di alcuni intellettuali, in particolare degli esperti legati alla commissione trilaterale. Per quanto riguarda le questioni sollevate da Bruno, grazie di aver sottolineato di nuovo diciamo l'importanza o la figura di Gianfranco Corsini, che in effetti ci potrebbe essere, diciamo, sicuramente studiata di più, perché in effetti è un colui che spiega per molto tempo gli Stati Uniti a diversi lettori italiani simpatizzanti o iscritti al Partito Comunista, quindi senz'altro va tenuto presente. Io nel libro non l'ho fatto a sufficienza, e invece credo che sarebbe il caso di ripensarlo. Altre cose che dicevi, i rapporti, diciamo, come questi rapporti appunto cambiano il PC, ripeto, su questo penso che spostare, cioè continuare l'analisi di altri 10 anni rispetto all'81 potrebbe darci una risposta a questa domanda. Perché il PC, diciamo, è chiaro che c'è una pluralità di voci e di idee all'interno del Partito Comunista, che questi rapporti hanno un impatto diverso a seconda, diciamo così, delle persone, del gruppo dirigente del Partito Comunista. Quindi senz'altro proseguire l'analisi, oltre che diciamo anticiparla, come giustamente dicevi, partendo dall'amministrazione Truman negli Stati Uniti, o comunque partendo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dall'inizio della Guerra Fredda, di fatto sarebbe sicuramente, diciamo, un lavoro da portare avanti. Sulle simpatie politiche degli studiosi, assolutamente è così, cioè non c'è nessuna differenza a seconda delle simpatie politiche, e questo è parte evidente dalle carte, ma anche, insomma, anche parlando, perché ho avuto occasione di parlare con diversi di loro, non c'è alcuna connessione, diciamo così, che sia ideologica da parte né degli esponenti del Partito Comunista né da parte degli intellettuali statunitensi. E sugli altri soggetti, il PRI, la sinistra, cioè le altre culture politiche, questo era appunto un tentativo che diciamo è uno spunto che viene sicuramente fuori dal volume, dai rapporti che
che vengono fuori leggendo appunto cioè nella ricerca che ho condotto, parlato dell'Istituto Affari Internazionali, che, insomma, delle persone che ci girano intorno più che altro. Tu hai parlato giustamente della sinistra, degli intellettuali alla sinistra del PC o del ruolo del PRI, penso che anche questo sia uno di quei filoni che possono essere approfonditi attraverso l'allungamento della periodizzazione, quindi arrivando fino agli anni, alla fine degli anni Ottanta. Però è sicuramente uno spunto molto importante. Poi chiaramente per una questione di scelta il libro si è focalizzato di più su il lato degli Stati Uniti e meno sulla storia delle dinamiche interne all'Italia, che però non vuol dire che non possa essere fatto in futuro, insomma, quindi accolgo con molto piacere questi spunti e vi ringrazio di nuovo moltissimo, mi fermerei. Bene, grazie Alice, vediamo un attimo se ci sono domande. Vedo, prego, Angela Ferrati. Mi aspetta un attimo, ti arriva il microfono. Aspetta, Angelo, aspetta un attimo, il microfono. No, ti arriva. Tranquillo. Mi scuso perché non ho letto il libro e quindi il mio intervento viene dalla mia... diciamo che io sono stato un dirigente del partito per un certo numero di anni, poi ho fatto delle altre scelte, ma diciamo che ho frequentato questo dibattito a Milano in particolare. Quello che voglio dire è questo, cioè che per esempio c'è una parte, soprattutto quella che viene dalla Federazione Giovanile Comunista, che ha sempre avuto, per i dirigenti che ebbe a Milano e poi anche per altre presenze di intellettuali eccetera, un interesse per gli Stati Uniti. Questo interesse si è manifestato per esempio nel fatto che noi seguivamo molto la New Left, quindi Swede, Huberman, e poi tutta la parte. Io per esempio mi appassionai molto, cercai un libro che era quello di Sombart su perché negli Stati Uniti non c'è il socialismo. Poi ovviamente c'era Gramsci, quindi tutta la parte che poi Trintin se ne occupa molto anche successivamente. Per dire, quello che voglio dire è questo, che noi stiamo poi... Per tante ragioni ebbe un particolare rapporto sia con Carlo Maria Santoro e in particolare poi con Agnello Coppola e Massimo Cavallini, che furono poi dei giornalisti che ebbero, quando ci fu un'apertura, mi pare, dopo la vicenda Carter sostanzialmente, ci fu la possibilità di avere dei corrispondenti, ci andarono come corrispondenti in parte dell'unità e poi fecero molti reportage rispetto proprio su Rinascita. È un interesse che una parte della... Io appartenevo tra l'altro alla sinistra interna del PC, quindi avevo però sempre avuto di fondo questo interesse per capire cos'erano questi Stati Uniti, perché se non si conosce cosa fanno, cosa dicono, e noi avevamo poi fondamentalmente come elemento di riferimento la vicenda internazionale, la guerra fredda da un lato e dall'altro ovviamente poi l'agire concreto, le interferenze che sapevamo, che conoscevamo nella politica interna del PC. Quindi non fu l'interesse per gli Stati Uniti, venne sempre visto... Io ebbi persino un incontro con Palombara, scusate se mi metto, se racconto tutte queste cose, ma per dire che la cosa che impediva sostanzialmente, anche per chi aveva un interesse reale, che cercava di capire, era dato dal fatto che noi subivamo un attacco
feroce da parte degli Stati Uniti in tutti i sensi. Questo certamente non aiutò, e anche chi da sinistra cercava di capire che cos'erano gli Stati Uniti e come dovevamo comportarci, questo elemento non era visto sostanzialmente. Poi ci fu, secondo me, una deriva, anche se in intelligenza certamente, in particolare quella di Napolitano, che fu l'elemento, diciamo, che aprì una strada, che dette per superato, insomma, no, quello che era lo status del PC rispetto alla sua collocazione internazionale, vide per primo, poi non condivido le conseguenze, le scelte che fece, ma questo è un altro discorso. È indubbio però che il dibattito all'interno del partito non fu mai un dibattito, come dire, che coinvolse la base. La base seguì piuttosto, come dire, ideologicamente il portato del partito, come si mosse in tutta quella vicenda, e considerava, come dire, interessante che alcuni intellettuali si occupassero degli Stati Uniti e cercassero di avere dei rapporti, ma fu una vicenda molto complicata. No, non solo, io credo che sia interessante capire anche la pressione che esercitava la stessa Unione Sovietica nei confronti di questa, come dire, autentica indipendenza del partito. Certo, in parte veniva da alcuni singoli dirigenti, ma sostanzialmente continuava a marcare anche in questo senso una diversità, cioè la necessità comunque di affrontare il nemico e affrontarlo anche disponendo e conoscendo quelle che erano le sue logiche, e soprattutto cercare di capire cos'era la società americana, qual era io credo che poi è Berlinguer che se ne occupa un po' quando affronta il tema del consumo, dell'austerità, eccetera, del tipo di società che sarebbe necessaria. Ma diciamo che sono è un percorso molto travagliato. Mi fermo qui, cercherò di leggere il libro e di capire di più. Grazie. Grazie Angelo. Prego Marta. Vorrei chiedere a Alice, intanto grazie a tutti, ma solo un esempio che mi ha incuriosito, se ci può fare degli esempi di categorie, prima lo citava anche Michele, se non erro, di categorie la cui traduzione tra il mondo statunitense, la società americana e quella italiana, in cui appunto Alice magari ha trovato dei disallineamenti, cioè delle categorie culturali o sociali che, come la cattiva interpretazione degli intellettuali nella fase, insomma, di consenso del Partito Comunista, che effettivamente non corrispondeva con la situazione economica italiana di un miglioramento delle condizioni del benessere. Ecco, mi chiedevo se ce ne fossero altre che ti è capitato di individuare come delle scorrette, insomma, mancanza di comprensione dovuta, insomma, a questa difficoltà di dialogo che anche è venuta fuori anche dall'ultima domanda, perché mi è capitato di percorrere, io lavorando più sui social movement, ma dei giornali italiani che importavano e raccontavano che cosa faceva la New Left, e per me era lampante vedere proprio delle incomprensioni di quello che hanno effettivamente i significati anche di alcune categorie. Quindi è come incuriosiva questo aspetto, se ci potevi portare degli esempi. Grazie Marta. Altri interventi? Vedo Scioli che vuole parlare. Scuso che anch'io non ho letto il libro, però l'ho scorso velocemente e forse ho notato appunto l'apparato dell'indice dei nomi è accurato, perfetto, ho notato l'assenza di Fulbright. Non l'hai proprio trovato nelle tue carte, perché è quello che poi darà un po' il senso al passaggio dall'amministrazione Kennedy-Johnson e poi anche vicino a Brzezinski, come si diceva
prima in quella appunto di Carter successivamente. E invece l'altra curiosità che avevo, magari l'hai fatto scientemente, non ho visto tra i volumi quello di Sander sulla guerra fredda culturale, che in un certo senso sono due momenti in cui la guerra fredda si cerca in un certo senso di compenetrarsi, nel senso che da una parte c'è il tentativo di appunto cambiare le cose in Italia, trasformare questo partito comunista, e dall'altra parte invece c'è il tentativo anche di comprendere il partito comunista, perché questi intellettuali non vivono solo, non si nutrono solo delle questioni dell'amministrazione, ma hanno ben chiaro appunto il mondo complesso di tutte le proteste che appunto avvenivano all'epoca. Ci ricordiamo tutti che il tema sul tappeto era la guerra in Vietnam, visto che adesso abbiamo questa guerra terribile, quasi imperiale, e la guerra in Vietnam appunto portava moltissime persone a questa protesta di piazza, e quindi in un certo senso forse le cose si mischiavano, no? Con la frase famosa appunto anche dedicata a Johnson, LBJ, how many kids have you killed today, no? Quindi quanti bambini di fatto hai ucciso oggi in Vietnam, LBJ, Lyndon B. Johnson. Comunque mi riprometto di leggerlo con attenzione, sono temi che mi sono carichi, perché appunto, e quindi mi rivolgo appunto, l'idea è quella di coinvolgervi anche nella prossima presentazione del mio libro, che arriva al 63, perché Du Bois muore nel 63. Grazie, Marco. Vediamo un attimo, sono altre da remoto, c'è qualche domanda? Sì, allora verrebbe a vederla, o solo la proietti, ecco, è proiettata, vediamo un attimo. Ah, Edoardo, Pizzo, notizie da sugli studi sugli italiani, Peter Lang. Benissimo. Perfetto. Altre domande ancora? Nessuna. Una piccola curiosità mia, ho fatto un riferimento alla commissione trilaterale. Ero curioso di capire in che senso ha interferito. Un gode di grande buona fama, ma per questo che volevo dire, volevo capire un attimo questa strana intromissione della cosa, molto curioso. A te la parola, allora. No, se qualcuno dei nostri discuss vuole aggiungere qualcosa, Michele Di Donato, Bruno Setti, se avete... Uno si tira da parte, Leonardo? Una cosa rapidissima, ma, su... un personaggio appunto della commissione trilaterale che poi gioca un ruolo importante in Italia, cioè Richard Gardner. Quando arriva a fare l'ambasciatore sembra che diciamo l'eredità della sua esperienza intellettuale sia limitata prendano il sopravvento preoccupazioni pensibili di altro tipo. È un'impressione che hai anche tu o invece ci sono delle continuità più significative? Grazie. Alice, a te la parola. Grazie di tutte queste curiosità. Allora, no, parto dalla prima osservazione. Allora, sì, interessante così, diciamo, chiaramente viene concesso di aprire una sede al PC negli Stati Uniti proprio nel quadro, no, della distensione, quindi nel quadro degli accordi della CSC e di Helsinki. E da lì un pochino, diciamo, le cose cambiano, come dicevo prima, anche per la questione dei visti. Ora, non vorrei aver dato l'impressione di non considerare che chiaramente appunto esiste la guerra fredda e che gli Stati Uniti, diciamo, la politica degli Stati Uniti è basata sull'anticomunismo in maniera molto, molto forte, e che Kissinger
e Nixon, Kissinger in particolare, hanno delle parole durissime nei confronti dei comunisti italiani. Non, chiaro che in questo contesto è difficile probabilmente anche per, no, il gruppo dirigente del PC scindere questi diversi aspetti e considerare gli statunitensi, diciamo, non solo come Kissinger e Nixon e Ford, ma anche come questi intellettuali che diciamo cercano un dialogo. Quindi assolutamente non è questo l'intento, né allora, io capisco, cioè l'idea era quella di verificare anche quanto questi intellettuali, che sono proprio un'elite, cioè nel senso parliamo veramente di un'elite, non ci sono affinità ideologiche, come dicevamo prima, tra questi intellettuali di cui parlo e il Partito Comunista Italiano. Quindi è difficile anche cercare una base di confronto tra i due soggetti che vada al di là di un dialogo che è un dialogo di confronto e anche di studio in certi casi, di studio vero e proprio. Cioè, allora io ho citato una piccola nota perché sono documenti che sono stati diciamo, pubblicati nei FRUS, quindi nella serie degli archivi della politica estera americana molto recentemente, e quindi non ho avuto modo di vederli, non ho avuto modo di capire anche quanto in là si possa andare. In questa piccola nota dico, ci sono in realtà, si capisce da questi documenti nuovi desegretati, si capisce che una parte di persone che avvicinano al PC, ora non che ne avessimo bisogno di saperlo, ma una parte di queste persone chiaramente fanno un lavoro di informazione, fanno un lavoro di intelligence, non di quelli che tratto io, o almeno non che io sappia. Eppure anche lì chiaramente andrebbe distinto, no? Chi lo fa perché per mestiere, diciamo così, si interessa, perché ha un interesse nella disciplina, eccetera, eccetera, e chi invece, o comunque quanto i due piani poi non si in qualche modo sovrappongano, chissà, diciamo, sono domande ulteriori, molto difficili da studiare, non che credo che aprano chissà quali spunti, però diciamo che in questo periodo, anche ancora negli anni 70, esiste comunque, diciamo, un comitato, il comitato dei 40, che nei primi anni 70, che guarda al PC in maniera veramente molto diversa rispetto appunto alle persone che ho citato qui. Quindi è un dialogo assolutamente, cioè è un confronto assolutamente a livello estremamente elitario, che non può coinvolgere nella base del PC e non può coinvolgere, diciamo, altri soggetti in questo senso, né tantomeno culture politiche. Quindi volutamente, diciamo, non ho approfondito la New Left, diciamo, percorsi diversi, interessi diversi. Ci sono, se interessa, ci sono dei reportage anche molto belli sugli Stati Uniti, sulla New Left negli anni 60, chiaramente, ma ci sono anche dei bei reportage, proprio per tornare a Corsini, successivi, che guardano alla cultura vera e propria degli Stati Uniti, no, dell'americana vera e propria, insomma, non nordamericana, non diciamo a quello che era il mio focus, che è invece appunto un altro, quello di reti, network, persone che possono in qualche modo avere anche un accesso, ecco così, alle sfere del potere. Fulbright non l'ho trovato, non so come interpretarlo, mentre per Francis Saunders, curioso, che no, è sicuramente un testo che ho letto insomma, approfonditamente, uno dei primi testi che ho letto, e che appunto prende in esame un periodo precedente, chiaramente gli anni 50, nella vera e propria guerra fredda culturale, con diciamo una tesi molto forte, no? Lì in quel caso, per ricollegarmi a quello che dicevo precedentemente, cioè sostanzialmente diciamo la tesi forte che dietro qualsiasi, diciamo, movimento anticomunista in Europa ci sia stata la CIA, sostanzialmente burattinaio, diciamo, di tutto ciò. Una tesi con la quale io non concordo, perché penso ci sia, insomma, una forte agency, per usare un tema della scienza, diciamo, un vocabolo della scienza politica
che come mi invitava a fare Marta, diciamo, categorie di questo genere, quindi credo che diciamo una tesi che non sposo, diciamo così, però sicuramente no, il libro è stato utile, è un utile spunto, tra l'altro è diciamo, il libro con la quale la guerra fredda culturale è entrata nel dibattito intellettuale italiano, quindi è assolutamente un libro molto importante da questo punto di vista per quanto mi riguarda. E proprio però in virtù, per rispondere a Marta, in virtù di quello che dicevo prima, in realtà è difficile fare un discorso di culture politiche transnazionale in questo caso qui, e quindi in traduzione di diverse categorie, c'è casomai un uso ideologico, se vogliamo, o comunque diciamo difficilmente modulabile di alcune categorie da parte di scienziati politici in considerazione, che sono appunto la categoria di modernizzazione, si faceva riferimento prima, ovviamente totalitarismo, ovviamente antitotalitarismo e, se vogliamo, anche anticomunismo. Quindi, diciamo, c'è un uso eccessivamente forse semplice o magari appunto schematico, ecco, di queste categorie, ma difficile vedere la traduzione perché in realtà non è uno scambio, ecco, culturale quello che c'è tra questi due mondi. Sugli studi di Peter Lang a me sembrano intellettualmente molto onesti, ecco, mi sembrano fare veramente un passo avanti. Lang, come Blackmer, come Tarrow, fanno sicuramente un passo avanti rispetto appunto a un certo uso di alcune categorie. Sono più, diciamo, aderenti hanno forse anche più la possibilità di rivolgersi direttamente, di studiare meglio sul campo le questioni, e quindi fanno sicuramente un passo in avanti. Li trovo molto utili, diciamo, anche vanno storicizzati appunto, ma sono molto utili come analisi. E la trilaterale è molto interessante, è una cosa che ovviamente attira molto l'attenzione ed è anche sorprendente quando dico però che in realtà appunto la trilaterale in realtà ha un atteggiamento nei confronti del Partito Comunista che non è quello che ci potremmo aspettare, nel senso che appunto cito il report The Crisis of Democracy, che è uno dei più importanti della trilaterale del 1975, dove in realtà il PC viene presentato come un elemento che garantisce il sistema rispetto, un elemento che garantisce il sistema, garantisce l'ordine piuttosto che il movimento, cioè perché controlla le masse sostanzialmente, piuttosto che invece quello che sta succedendo al di fuori, diciamo, dei contesti partiticizzati. È molto interessante la trilaterale, ovviamente non ci sono soltanto statunitensi, purtroppo, questo lo dico con rammarico, le carte della trilaterale non sono accessibili. Ho provato, ma c'è riuscito un solo studioso che ha avuto accesso per altre vie, diciamo, alle carte della trilaterale, e che ha scritto un libro sul quale mi sono molto appoggiata per appunto studiare quel particolare aspetto, e che addirittura si spinge a dire che Segre in qualche modo fosse affiliato alla trilaterale, che è una cosa che di cui io non ho trovato nessun altro riscontro. Sì, non ho trovato nessun altro riscontro. Mi sembra quantomeno, diciamo, esagerato, come così. Lo però... chiederò a Sergio Romano. Esatto. Lui faceva parte trilaterale, quindi esatto. Chiediamo Sergio Romano. Ma diciamo che certamente c'era un dialogo con la sezione europea della commissione trilaterale. Questo sicuramente c'era, però. Appunto, non andrei oltre quello. Richard Gardner, trilaterale, membro della trilaterale, liberal, viene in Italia a fare l'ambasciatore e di fatto ex post, perché anche questo, diciamo, lui inizialmente non sembra avere una posizione così netta nei confronti della questione comunista. Di fatto approfitta del fatto, cioè di fatto però è lui che prende la posizione più netta, diciamo, intervenendo sulla linea politica dell'amministrazione Carter e portando l'amministrazione Carter a quel memorandum di cui parlavamo prima, lo fa all'interno della trilaterale. Quindi in realtà appunto poi alla fine anche all'interno dei diversi contesti, dei contesti di cui parlo, in realtà le posizioni sono diverse, sono diciamo numerose e non necessariamente
all'interno appunto di un contesto come diciamo, macrocultura liberal, se la vogliamo definire così, poi in realtà tutti hanno le stesse posizioni su, sulla questione comunista, diciamo, nello specifico, e soprattutto un conto è un'idea, diciamo, un conto è poi tradurla nella pratica politica a un costo che sarebbe stato veramente molto alto, specie in quella situazione, diciamo, politico-intellettuale degli Stati Uniti, in cui appunto c'è un rilancio invece di una di uno scontro ideologico anche all'interno appunto degli Stati Uniti, con i neoconservatori che cominciano a farla veramente essere molto presenti sulla scena, e con una guerra fredda che ricomincia a essere un pochino più tesa. Grazie Alice, interessante. Bene, grazie mille per tutto, e grazie anche al nostro discussant, grazie a chi ha costruito tutto questo appuntamento. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi dell'invito del libro. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci a voi.